Ti piace il lato destro? No, però... Che lato ti piace? Tipo... a me piace questo, mi spiace. Ah. Va bene, già cominciato. Questa sarà tipo l'intro. Cominciamo. Voi questa sera avete già bevuto o ancora no? No. Zero? Non ancora. No, no, siamo appena arrivate. Avete già bevuto stasera? No, no, cioè normale. Stiamo andando adesso. Ah, bene. Sì, abbiamo sete. Siamo appena uscite di casa, quindi no. Abbiamo bevuto non tantissimo, ma ci sta. Tipo quanti litri saranno stati? No, no, eravamo dignitosamente brille. Stasera avete intenzione di bere pagando, sincere o scroccando? Scroccando. Croccante. È pensare che torniamo a casa col portafoglio pieno. Cioè, ci offrono senza neanche chiedere. Beh, se si può scroccare non si dice di no. Se c'è comunque la possibilità di avere qualcosa gratis, non è male. Vi è già capitato in passato ragazzi che arrivavano lì per provarci e vi offrivano da bere? Sì, madonna. Raccontaci un episodio. Allora, di questa settimana. Vai. Potrei raccontarti un episodio per ogni sera. Vai. Ma già all'ingresso magari noi... entriamo con delle persone e poi le usiamo solamente per entrare e poi scappiamo. Okay. Era una festa, mi hanno chiesto dai vieni a bere qualcosa, vieni a bere qualcosa, e faccio vabbè dai, fatta bene, basta, mi hanno pagato. E? Ero felice. E loro? Un po' meno, però io ero oggi pomeriggio, mentre stavamo facendo spritz qui in capannina, sono arrivati con una caraffa e ci hanno versato senza neanche chiederci, tipo, volete bere qualcosa? E poi com'è continuata la cosa? Ci siamo presentate, se abbiamo parlato un po', chiacchierato, dove siete, quanti anni avete, eccetera, e poi basta. Ognuno per la sua strada. O ci fermano loro, o andiamo un po' là così e alla fine prendiamo da bere e poi ce ne andiamo. E pagano loro? Eh sì. Quando arrivano lì e vi offrono da bere per provarci, come vi comportate di solito? Bevo e faccio amicizia. Prendi il drink e scappi. Ma tipo con che cosa gli dici? Devo andare dalle mie amiche in bagno. Dopo si accollano, quindi anche no. Diciamo che sono un po' del quella serie di ragazza che non per forza devi offrire te, nel senso che posso anche io tranquillamente pagarmi da bere, non ho bisogno per forza che tu faccia il cavaliere. Palpitando il cuore. Magari qualche volta c'è un tipo che ti piace, allora... Gli offri da bere? Sì. Tipo cosa gli offriresti a lui, a cameraman? Un mojito. Un mojito a cameraman. L'uomo deve offrire da bere alla ragazza oppure no? No, non necessariamente. No, non è necessario. Perché comunque appunto ci sono diversi modi per provarci. Assolutamente no. Cioè allora io non offro allora. Io non offro. Ah. Però secondo me qualcuno potrebbe anche esserci. Perché ti devono offrire da bere se poi tra virgolette in testa loro, se ti offrono da bere tu dovresti starci e tu non ci stai? Ma cioè non funziona sempre così. Secondo te uno invece deve per forza offrirti da bere oppure può conquistarti anche senza offrirti da bere? Può conquistarmi anche senza offrirmi da bere, però ho i miei metodi per riuscire a farmi offrire da bere. Dì la verità, secondo te funziona sta roba che approcci chiedendo posso offrirti da bere? No, offrirti da bere così no. Non funziona. Non funziona. Ci vuole altro. Ma se uno mi viene là e mi chiede posso offrirti da bere, lo guardo un attimo. Com'è che lo guardi? Un po' male, cioè uno arriva subito di botta, con calma ragazzi, cioè. E su 10 volte quante volte veramente funziona sta tecnica? Allora, che la ragazza accetta di bere 10 su 10, che poi ci va 5 su 10 facciamo. Neanche, anche 2. Cioè io accetto, se qualcuno mi offre da bere 10 su 10, anch'io. Okay. E poi ci stai? 1 su 10, dipende. E invece se sei là comunque per fare due chiacchiere, comunque un attimo conoscere la persona, cioè la prendi molto più volentieri il voler comunque bere insieme, cioè. Per ribaltare questa cosa qua, visto che siamo nel 2021, vi va se questa sera ribaltiamo la cosa e stasera offrite voi da bere a me e al cameraman? Ma non funziona così, oh! Ma che? Ehi, non funziona. Certo è scappata. Tutta sta cosa per me. A voi due? Sì, dai. Ah, ok, un sì? Sì. Dillo. Ah, lei ci sta, lei ci sta, lei ci sta. E tu? Sì, sì. Sì, sì. Offrirete da bere a me e al cameraman? Certo. Va bene. Perché no? Non lo so, non mi sento a mio agio in realtà offrire da bere a qualcuno. Però... Pensa, quando fanno gli uomini, questa cosa come funziona allora? Ah,
hai capito perché ci ha fatto l'intervista? La fanno tutti, siete dei geni. Tutti quanti, capito? Sì o no? Beh, non siete anche ubriache, non vi è andata bene comunque. Stiamo cominciando adesso, quindi sì o no? Vabbè, sì, certo. Oh, abbiamo trovato! Elio? Questa è tutta questa apparecchiatura qua per far soffrire da bene, capito? Sì o no, Elio? Ce l'offri? Sì, va bene. E poi, oh, e poi ce l'offrite voi. Hai rovinato tutto, incredibile. Infatti.